al coordinatore regionale Modafferi, a tutte le sezioni che sono intervenute qui. Ci sono i componenti di Ancora Italia, di altri partiti amici venuti da ogni angolo della Calabria e non solo della Calabria, perché ho incontrato persone venute anche da altre parti d'Italia per dare solidarietà alla nostra manifestazione. Questo significa che noi abbiamo finalmente costruito intorno ai temi della libertà e della verità una solidarietà nazionale, un nocciolo duro pronto a prendere le redini di questo sfortunato paese. Il compito della ricostruzione lo abbiamo noi sulle spalle e sono certo che avremo la forza di rimettere il paese sui binari giusti. Io ringrazio i parlamentari che sono intervenuti prima di noi. Oggi ci sono tre parlamentari qui con noi, l'onorevole Bianca Laura Granato, l'onorevole Sapia, l'onorevole Forciniti. È un esempio di unità forte, di unione fra persone che lavorano nel palazzo e uomini del popolo e gente comune che ha voglia di ricreare una connessione sentimentale per far sì che il palazzo non diventi per sempre una casa avulsa dalle ragioni dell'interesse popolare. Dobbiamo ricostruire un unico abbraccio che ci veda insieme. Non dobbiamo fare il gioco di chi vuole separare le istituzioni dai cittadini, perché abbiamo già visto dove porta l'odio puro contro i palazzi. I pentastellati che fino a ieri fomentavano astio oggi sono diventati molto peggiori di quelli che fino al giorno prima contestavano. Io ho ascoltato con grande interesse le relazioni degli amici che hanno parlato prima di me. Ognuno ha raccontato un pezzo di verità, ognuno ha ricostruito una parte di questo unico progetto malefico che ci vede vittime più o meno consapevoli di una vera e propria macchinazione. Noi non dobbiamo avere paura del mainstream che ci obbliga a ragionare con le grammatiche che loro propongono. Noi sappiamo che quella in atto è tecnicamente una volgare cospirazione, come tale a testa alta la denunciamo. D'altronde il complottismo vale soltanto contro i nemici interni. Quando i giornalisti di Repubblica, del Corriere, devono ragionare contro o scrivere contro i nemici esterni, in particolare il presidente russo Putin, la categoria del complottismo non vale. Quell'uomo ha ogni giorno una malattia diversa e nel tempo libero si diverte a inserire veleno nelle mutande degli oppositori politici. Lì non è mainstream, quello è satira, sono ricostruzioni grottesche allo stato puro. La realtà è un'altra. Noi dobbiamo stare attenti per una ragione molto semplice, perché abbiamo alla guida del nostro paese un uomo pericolosissimo, un uomo che serve da sempre gli interessi della peggiore finanza apolide sovranazionale, un uomo che ha costruito la sua carriera personale sul dolore e l'impoverimento dei ceti medi e proletari italiani. Un uomo che all'indomani della caduta della Prima Repubblica ha svenduto l'intero patrimonio di Stato ai suoi compari di Goldman Sachs e oggi ricopre incarichi prestigiosi proprio perché viene ricompensato. Così come quest'uomo, pur di garantire una brillante carriera personale, non si è fatto scrupolo nell'impoverire la vita di ognuno di noi, le nostre nuove generazioni. Ebbene, se dovesse servire a quest'uomo mettere in pericolo la vita di 60 milioni di cittadini per dichiarare una inutile e incomprensibile guerra alla Russia di Putin, al solo fine di ingraziarsi gli amici d'oltreoceano, ebbene sappiate che quest'uomo è pronto a metterci in pericolo. E noi non possiamo permetterlo. Anche il dentista di Mariupol forse fino al giorno prima non aveva capito cosa stava succedendo. Anche i ragazzi di Kharkiv passeggiavano tranquillamente come passeggiano questa sera i nostri ragazzi a Cosenza. Ma quando non si colgono i meccanismi profondi del potere, arriva un giorno nel quale anziché le nuvole nel cielo volano gli aerei con le bombe. Se noi non fermiamo quest'uomo rischiamo di trasformare l'Italia in un pantano.
Mentre i paesi che conservano un minimo di autonomia, penso alla Francia, che per quanto governata da un uomo, diretto espressione dei Rothschild, mantiene un profilo di minima dignità, cercando di riannodare i fili di le connessioni di un dialogo per quanto complicato. Noi abbiamo come ministro degli esteri un uomo, esperto venditore di bibite, il quale ha confuso la Farnesina con il San Paolo. E il massimo della diplomazia che è riuscito ad esercitare è stata una dichiarazione patetica nella quale ha bollato Putin come un animale. Ecco, forse pensava di stare ancora a vendere gazzose da qualche parte, nessuno gli ha spiegato che da ministro degli esteri certe cose non si possono dire. Quella dichiarazione che vantaggi ha portato per il nostro paese? Ci ha messo al centro di una dinamica oppositiva, per cui in Russia, nei centri del potere russo, si parla dell'Italia come un ex popolo amico, un ex nazione che era conosciuta nel mondo per la forza di mediazione e la capacità di non perdere mai il dialogo tra le diverse parti in conflitto. Grazie a questo governo iperbellicista, guerrafondaio e formato da gente senza preparazione politica, noi siamo oggi dei parvenu. L'Italia non c'è da nessuna parte sullo scacchiere europeo e internazionale, e questo accade proprio mentre ci dicono che è il più prestigioso di tutti a Palazzo Chigi. L'ennesima volgare menzogna. Quello che è accaduto in questi due anni di psicopandemia è oramai evidente, è comprensibile da parte di tutti quelli che non sono stati ossessionati dalla propaganda, che non si sono fatti azzerare, che sono riusciti a rimanere lucidi, che riescono ancora a ragionare intorno ai nessi di causalità, che riescono a rendersi conto di quanti e quali menzogne il regime ha veicolato al fine di generare nel paese una isteria di massa, utile per mantenere con la forza e con l'inganno un consenso che altrimenti non avrebbero mai avuto. Ora io mi chiedo e vi chiedo, come è stato possibile accettare la logica del Green Pass, uno strumento di volgare discriminazione, giustificato dal Presidente del Consiglio in persona con le seguenti parole: serve per consentire a chiunque di avere la certezza di non contagiarsi e di non essere contagiato e di non poter contagiare. Ebbene, questa, sulla base di questa colossale menzogna, hanno azzerato la prima parte della nostra Costituzione. Questa si chiama eversione. Bene hanno fatto quindi gli amici dell'Alternativa, e in particolare l'onorevole Sapia, a chiedere l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta che indaghi sulle finalità palesi ed occulte di una gestione folle e isterica di una pandemia che è servita per compiere in Italia una palese torsione autoritaria. Noi ci ricordiamo il clima che si respirava in quel periodo. Abbiamo visto forze dell'ordine accerchiare una povera donna di Chivasso che voleva vendere torto. Abbiamo visto gli idranti contro i portuali di Trieste che volevano scioperare. Abbiamo visto alcuni questori negare all'opposizione politica l'opportunità di scendere in piazza sul presupposto che il virus circolava all'esterno, mentre magari in casa al chiuso preferiva non farsi vedere. Ne abbiamo viste troppe. Se non reagiremo adesso, perderemo definitivamente le nostre libertà costituzionali. È giusto e anche un riferimento di chi ha pensato ai più giovani. Io mi domando che senso ha costringere ragazzini delle elementari a stare in classe con una mascherina con 40 gradi, adesso, proprio mentre
La situazione pandemica, quando anche fosse stata mai tragica, è assolutamente sotto controllo. E sul presupposto che i bambini sono in assoluto, e questo diciamo è un dato risaputo persino dai collaboratori del ministro Speranza, sono quelli che rischiano di meno. Allora, se sono vere queste due premesse, io chiedo, sul piano logico e razionale, che senso ha accanirsi solo contro di loro? Ve lo dico io che senso ha, l'ha spiegato il ministro Bianchi che senso ha. Devono fare crescere una generazione di automi, di robottini inginocchiati di fronte all'autorità, pronti ad obbedire a qualsiasi nefandezza. Giovani, allora io vi dico, ribellatevi quand'anche avessero ragione. Le più grandi tragedie del Novecento sono avvenute non a causa di gente che ha alzato il dito per chiedere spiegazioni, ma si sono consumate quando popoli interi hanno obbedito tacendo. Noi non siamo nazisti come voi. A proposito di nazisti, ci hanno insultato per 2 anni. Le piazze sono popolate da facinorosi, eccoli qui, guardate che faccia da hooligans. Le piazze sono popolate, sono infiltrate da eversione nera e rossa. Le piazze sono manovrate da fantomatici troll russi. Le piazze stanno dietro a non meglio precisate centrali di potere ancora non individuate. Non esistono, per questo è difficile individuare. Ebbene, gli stessi che hanno provato a intimorirci per 2 anni, utilizzando una retorica folle, infame, miserabile, indegna, bugiarda, meschina, si sono poi innamorati dei dolci nazisti di Azov e hanno portato le dame piangenti, le signorine Prokopenko, in giro per le vie di Roma per piangere i dolci mariti che tra uno sgozzamento e l'altro si facevano vedere in video per chiedere comprensione. Vergognatevi! Non avete ritegno! Abbiamo visto Mentana dire no, ma quelli di Azov sono nazisti, insomma, più per provocazione, sono nazisti per bene, sono nazisti buoni. Che sarà mai se qualcuno di loro ha tatuato una svastica? C'era uno ancora più ridicolo del Corriere della Sera che diceva, beh, ma è un antico simbolo indiano, ecco, magari anche Hitler forse l'ha preso da lì, no, che sarà mai? Però se vedevano qualcuno con una maglietta nera, magari all'ultimo nella nostra piazza, lo fotografavano, ecco la prova delle versioni. Hanno un doppio modo di ragionare sulle cose che è diventato non solo grottesco, è diventato patetico, è diventato ridicolo. Vorrei poi dire un'altra cosa. Continuate a riempirvi la bocca sulla fantomatica democrazia italiana che dovrebbe difendere insieme all'Occidente tutto i valori di libertà e progresso contro l'oscurantismo, l'autoritarismo di questo zar che ha una malattia nuova ogni giorno, oggi mi pare che abbia il morbillo, lo scriveranno domani, che invece uccide gli avversari politici, li avvelena, li condanna, li reprime. La Repubblica scriveva che alcune contestatrici donne venivano messe in non meglio precisati commissariati russi con tanti senza tetto vogliosi putiniani. Ecco, queste erano le ricostruzioni della Repubblica. Ebbene, io vi chiedo, ma giusto voi che avete come editore un signore che si chiama John Elkann, che campa vendendo mascherine e armi, che credibilità avete nel fomentare una guerra che serve gli interessi del vostro padrone? E voglio dire ai giudici, se ce n'è ancora qualcuno che serve alla Costituzione anziché farsi, come dire, ammaliare dal fascino di Speranza, che comunque il suo fascino ce l'ha, tutto sommato, insomma, so che piace, insomma, ad alcune piace. Vi vorrei chiedere, ma secondo voi la condotta di un uomo che possiede gran parte della stampa italiana e la mantiene in perdita, cioè non fa l'editore, utilizza la stampa per ottenere risultati su un altro piano evidentemente, perché se facesse l'editore punterebbe a vendere i giornali. Siccome la Repubblica è riuscita a scendere sotto 80.000 copie e oramai non la comprano neanche, la compro solo io per spotterli, ma se li tiene evidentemente serve a qualcos'altro, no? Allora, c'è qualcuno che si è domandato se la condotta di un uomo che può gettare ogni giorno in perdita milioni di euro per mantenere in vita giornali decotti al fine di intimidire gli oppositori, reprimere il dissenso, minacciare i non allineati,
e lo fa al fine di fomentare una guerra che lo arricchisce in quanto venditore di armi, io chiedo se c'è un solo giudice in Italia che ritiene questa condotta non solo immorale, ma anche ai limiti del codice penale. Vendere armi e chiedere la guerra non si può fare. Smetti di vendere carri armati e poi scrivi quello che vuoi, se no finiscila. Perché noi non abbiamo bisogno di mandare i nostri ragazzi in guerra per consentire a John Elkann di vendere qualche cannone in più. Vi voglio poi dire in conclusione due argomenti. Uno riguarda la guerra in Donbass. Tutto quello che viene raccontato è falso. Lì la guerra c'è dal 2014 e noi di Visione TV l'abbiamo testimoniato con immagini in esclusiva. I nazisti ucraini hanno ucciso 14.000 persone nelle regioni filorusse del Donbass dal 2014 in avanti, grazie alla copertura di un regime palesemente infiltrato dagli americani, in particolare da Victoria Nuland, la quale, intercettata, definiva precisamente la composizione di un governo che i pappagalli italiani di regime definiscono libero e democratico. Immaginate se trovassero una dichiarazione, un'intercettazione del ministro Lavrov pronto a indicare i ministri italiani. Ma di quale eterodirezione state parlando? Ma di quale democrazia state parlando? State utilizzando quei poveri ucraini come carne da cannone per giocarvi la vostra sporca partita su interessi che nulla c'entrano né con la libertà, né col progresso, né con la democrazia di quel luogo. La condotta dei paesi NATO è di un cinismo assoluto. Si poteva chiudere diplomaticamente quella partita, limitandosi a rispettare gli accordi di Minsk. E invece sono stati ripetutamente violati. Hanno continuamente, per usare le parole del Papa, che una volta per una volta ha detto una cosa giusta, ma c'è un proverbio inglese che dice che anche un orologio rotto dice l'ora esatta almeno due volte al giorno. Ebbene, Papa Francesco ha detto che hanno abbaiato per troppo tempo ai confini della Russia. Hanno fatto in modo che Putin reagisce per poi tentare di bollarlo sul piano internazionale come un pericolo per questo globalismo perfetto. L'esperimento non è riuscito perché la gente ha fatto uno scatto in avanti. La manipolazione mediatica non regge più come prima, le menzogne di quelli che sventolavano anni fa boggettine di profumo spacciandole per armi chimiche di distruzione di massa finalmente non reggono più. E noi che la pace la vogliamo davvero, sappiamo che la pace si può arrivare solo con spirito di verità. Non si può chiedere alla Russia di annullarsi dentro la globalizzazione dell'indistinto. Se noi come popolo italiano abbiamo accettato supinamente di farci commissariare da un uomo che risponde a poteri apolide stranieri, non possiamo pretendere che lo stesso faccia la Russia, che a differenza nostra conserva dignità, voglia di libertà, rispetto per l'identità. Chiudo questo intervento, cari amici, con un appello all'unità. Bene hanno fatto gli amici che hanno parlato prima di me nel chiedere uno sforzo, un'opera di generosità. È entrata da poco con noi, io sono particolarmente orgoglioso del suo ingresso, Bianca Laura Granato. Bianca Laura nel venire con noi ha chiesto una sola cosa: lavorate con animo puro per mettere insieme tutti quelli che vogliono resistere. Questo è lo spirito corretto. Non ha chiesto garanzie, non ha chiesto un posto, non ha voluto sapere nulla. Mi ha guardato e mi ha chiesto una sola cosa: promettimi di lavorare per aggregare e non per dividere. Ebbene Bianca Laura, noi questo lo faremo anche a costo di rinunciare a gran parte delle legittime aspettative di chi da tempo lavora. Il risultato finale è più importante delle legittime ambizioni di ognuno di noi. Detto questo però, voglio dire ai giamburrasca che ci sono nella nostra area, perché vedete, lo spirito di unità, lo spirito di collaborazione è bello, è nobile, è corretto. Però tra galantuomini si può parlare, tra persone, diciamo, che hanno un approccio un pochino più da pirata, ecco, per non dire da bandito, che è un termine che non mi piace, è più complicato. Allora lo voglio dire con grande chiarezza: noi siamo ecumenici, siamo buoni, siamo pronti al dialogo, siamo pronti a porgere l'altra guancia se prendiamo uno schiaffo, però di guance ne abbiamo due,
e gli schiaffi li abbiamo già finiti entrambi. Per cui d'ora in avanti, lo dico chiaramente a chi gioca a fare il campione non avendo né il fisico né i numeri, se si vuole creare un'aggregazione lavorando e incentivando e migliorando e dando forza alle ragioni che ci accomunano, bene. Ma se c'è qualcuno che pensa di assorbire l'aria alternando minacce e carezze, sappia che con noi questo metodo non funziona. Noi non abbiamo bisogno, noi non viviamo grazie alla visibilità mediatica che ci viene concessa generosamente da quel sistema che poi contestiamo. Noi viviamo perché c'è gente vera in tutte le piazze d'Italia che resiste e viene qui anche con 40 gradi. A noi nessuno ci ha regalato la direzione della Padania, a noi nessuno ci ha dato un programma alla 7 e non prendiamo lezioni di resistenza da chi fino a ieri è cresciuto allattato da quello stesso sistema che adesso dovrebbe abbattere. E chi deve capire capisca. Detto questo, non siamo neanche dei manichei e dei furiosi come quell'altro, non mi ricordo come si chiama, Teodoro, che ogni giorno fa l'analisi del sangue a tutti, sembra un biologo più che politico, in ogni piazza se ne va lì a dire sì, lui è coerente, lui è onesto, lui no, lui può stare, lui invece deve, ecco, forse insomma potrebbe aprire una comunità di recupero, Teodori, più che fare politica, che ogni giorno sta lì nella speranza di recuperare le virtù persone condannate politicamente. Ebbene, noi non siamo né dei fanatici né dei manichei, noi siamo una comunità umana e come tutte le comunità umane esistono persone migliori, persone peggiori, ci sono luci, ombre. Noi però siamo una comunità di persone che si è aggregata non intorno al potere che non abbiamo, non intorno all'interesse che non possiamo dividere, ci siamo aggregati intorno ad una idea, questa è la nostra forza, di questo siamo fieri. E voglio dire a quelli che giocano su troppi tavoli che noi siamo pronti adesso e subito a chiudere i conti col passato, a mettere da parte i soprusi, a dimenticare tutti gli sgarbi che abbiamo, non vittorio, ecco, gli sgarbi in senso generico che abbiamo subito, ma non abbiamo paura di andare allo scontro anche contro chi sta apparentemente con noi, ma nella misura in cui gioca una partita solitaria ci induce il sospetto di essere stato scaraventato nella nostra area per creare scompiglio e non per dare una mano. Aspetteremo ancora poco, non possiamo arrivare alle elezioni senza avere una strategia, senza avere una pianificazione, senza sapere chi fa che cosa. Il 16 e il 17 luglio a Napoli nel nostro congresso nazionale metteremo un punto definitivo rispetto a questa questione, lo diciamo fin da ora, siamo pronti a dare una mano a costruire un'area culturale, mediatica e politica della resistenza, ma non ci faremo trascinare dentro le sabbie mobili da chi, dopo aver passato la vita seduto comodo nei salotti del mainstream, vuole insegnare a noi cos'è la lotta, cos'è la fatica. Vi ringrazio per questa splendida serata. Vi invito a non farvi mai scoraggiare, ad essere testimoni di verità sempre e comunque, a fare dell'apostolato laico intorno ai nostri diritti una ragione di vita. Stiamo crescendo, continueremo a crescere, il vento della storia soffia dalla nostra parte. Grazie a tutti voi.